Stanno arrivando invece tanti messaggi sia su nomi strani dati a squadre amatoriali o squadre anche professionistiche, eccetera, sia come piccolo mister, gruppo oppure, con mister, certo, particolari. Mister, squadre con storie particolari. Cominciamo a sentire, dai. Ciao ragazzi. Ciao. Noi dopo aver smesso di giocare per 5 anni abbiamo fatto una squadra amatoriale di calcio a 7 e si chiama Real do Baglio. Ragazzi, risultati incredibili, potete solo immaginare. Cioè, beh, grandi risultati. Ma già con quel nome incuti terrore, il Real do Baglio. E poi? Ciao, il mio compagno gioca a rugby in una squadra chiamata anche Caimani del Villoresi, ma vista la forma fisica e la deformazione della figura del caimano sulla maglietta sono stati anche rinominati i coccodrillotti cicciotti. No, i coccodrillotti cicciotti. Io già immagino il pupazzotto tutto bello peloso morbidoso della Trudi che trovi in autogrill lì, un coccodrillotto cicciotti. Divago un attimo, oggi c'è su Repubblica una bellissima intervista a De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha appena vinto lo scudetto e che ha in mente anche delle novità per rendere più appetibile il campionato. Ma cambiare il nome delle squadre di calcio è tipo un alias, cioè che possono utilizzare invece il nome ufficiale, appunto. Sarebbe male. Come nella NBA che ci sono esatto. Le franchigie. Ma certo, anche nella Premier League molte squadre in realtà hanno anche il nome, no? The Hammers. Chi sono The Hammers? The Hammers è una squadra di Londra, mi sembra, vero? Sì. Beh, West Ham, no. Sì, bravo. Che culo. Che culo. Mamma mia. Vabbè, fermo qua. Hai esaurito tutta la tua fortuna. Comunque se l'hai giocata bene perché sono quasi tutte squadre di Londra. Certo. Quindi già lì hai azzeccato. È stato furbo. Vai, Previ. Allora, mi piace sempre ricordare la mia squadra di calcio a 7 che si chiama Bayern Le Verdure. Bayern Le Verdure. Non è male. È bello. Io sono il capitano dei Maldeskin, squadra di attempati pallavolisti, un po' coccodrillotti cicciotti, sì, pure, no? Che non rinunciano alla passione del volley nonostante gli acciacchi. Però dobbiamo... Maldeskin. Maldeskin. Ma detti così. Però Maldeskin. Si dice Moldeskin. Moldeskin. Sono il Moldeskin. Come non ricordare il Deportivo Aperitivo? Come? Del torneo universitario di calcio a Milano 90-91. Deportivo Aperitivo, peraltro ancora operativo. Ma nel fantacalcio, solo rime poi. Contestato su una scelta tattica, il nostro allenatore, visibilmente infastidito, disse: vabbè, fate Vibis. Poi si è accorto che ha detto: fate Nobis. No, poi nemmeno. Vabbè, fate come cazzo. Ok, meglio. Sembra meglio. Più chiaro. Campionato provinciale basket storico, il nostro allenatore che disse: ragazzi, voglio una partita con la S maiuscola. Con la S. Dov'è la S? S di sconfitta. Boh, di soccer. Di squadra. Il nostro allenatore di basket, mentre stavamo perdendo di brutto, disse: qui è buio come il pesto. Abbiamo preso altri 20 punti perché ridevamo. Certo. Ma sei un allenatore così, però. Pensa all'allenatore che scoprirà dopo che buio pesto non ha a che fare con il pesto. Il nostro allenatore, quando giocavano negli esordienti, prima di ogni partita andava dall'allenatore avversario e diceva: oh, i miei pippe, ma sono pippe forti. Tanto per mettere le mani avanti, cioè, non c'è massacrante. Ma non è colpa mia, sono proprio pippe. Come certi allenatori in Serie A che danno sempre la colpa ai giocatori. Io farei, guarda chi c'ho. Prima partita di campionato, noi felicissimi e sorridenti. Il mister, detto il pirata, ci fa: Ma che cazzo vi ridete? Entrate in campo decisi e pensate che questi vi hanno ammazzato madre. 10 anni avevamo. No. Tirata, è un po' troppo. E piega tu. Il nostro allenatore si sbraccia verso Corina, il nostro difensore roccioso. Corina, usa la testa, Capocciata. Espulso per testata l'avversario e mucose frantumare. Usa la testa. Perdone, perché Zidane con Materazzi? Usa la testa. Vabbè. Torino. Ripartiamo subito con Blanco e Mina ed è un briciolo di allegria.